Salve amici di LoloTube 75, benvenuti nel mio canale. E come sempre vi ricordo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi, grazie mille. Vabbè, nemmeno non dire la data, perché oggi è lunedì 17 e me 17 non so se porta sfortuna o no. Anzi, scrivetemelo nei commenti se a voi il 17 porta fortuna o sfortuna. Oggi devo fare diverse cose. Prima devo andare all'azienda sanitaria per fare delle carte per dei rinnovi. Già lì con questo casino della pandemia, zero voglia di andarci. Altra cosa che odio di lunedì mattina è l'auto tutta ghiacciata, perché fuori è 3 gradi, aspettare che si scongeli da proprio un fastidio incredibile. O così, oppure non vedo niente. Prima che si scongeli ci vuole una vita. Questa mattina devo fare queste carte per l'azienda sanitaria, le commissioni, poi pomeriggio devo andare a lavorare. Super giornata impegnativa. Nel mezzo dovrò fare anche la pausa pranzo, perché mia moglie non è a casa, non ho voglia di cucinare, non finisco a fare niente perché ho poco tempo. Devo vedere se non ho dimenticato nessun documento per la direzione in questa sede dell'azienda sanitaria. Non vedo assolutamente niente. Cammino in questo ufficio, fare queste carte presto, perché non ho tempo. Prima cosa volevo ringraziare tutti quanti voi, amici che vi siete iscritti al mio canale. Ho detto che quando arrivavo per i 100 iscritti volevo fare un video speciale, non sono riuscito. Lo faccio in questo momento, quindi grazie a tutti quanti. Non credevo mai di arrivare a 100, lì siamo già oltre. Questo mi rende molto contento. Il mio prossimo obiettivo è arrivare a 500. Speriamo, dai. Io cercherò di mettere sempre nuovi contenuti più importanti, impegnare nel montaggio. Ancora un grazie di cuore a tutti i nuovi iscritti del canale LoloTube75. Non so voi ragazzi, ma a me il lunedì mattina è la giornata che odio di più. Come diceva il buon Vasco, odio il lunedì, lo odio veramente. Poi non parliamo oggi, il lunedì 17, ancora peggio. Oggi cerco di fare un vlog, sto provando l'iPhone. Anzi, ditemi anche se vi piace i video sul settore della cucina. Sto cercando un po' di sperimentare. Devo fare ancora una recensione di un microfono che ho preso esterno per fare i video. C'è sempre fila, ma sempre fila in questo incrocio. Abito a Muggia, come sapete, e grazie a Dio non c'è un super traffico. A parte i soliti pendolari che vanno a lavorare a Trieste, altro non c'è. Adesso con la pandemia, ragazzi, i turisti sono sempre meno, purtroppo. Speriamo che finisca presto questo periodo del cavolo, perché veramente comincia a essere pesante e stressante. Almeno il mio sogno sarebbe tornare velocemente alla libertà, sperando che questo virus sparisca del tutto. Presto arrivato a destinazione. Ancora la faccia mezza addormentata, ragazzi. Anche se ho dormito abbastanza questi giorni, sto ricominciando pian piano a fare un po' di sport. Comincio con la preparazione dell'handbike. Tantissimo fuori in forma, ovviamente non sono ancora al top. Pian piano, dai, un po' di pazienza, sperando di tornare ai livelli che, ripetono. Sono in galleria, non si vedrà niente. Sono curioso per vedere come riprende l'iPhone. Oggi è una giornata bellissima, cielo freddo, 3 gradi, siamo umidità, non c'è vento, grazie a Dio, perché sta fermando per lavare la bora. Quindi si sente molto, molto meno freddo. Cosa molto stressante sarà trovare il parcheggio in questo posto. Si è arrivati a destinazione e come immaginavo mi ha preso nervi incredibili per trovare il parcheggio, perché c'è gente che è fuori con la testa, ma va bene lo stesso. Dai, adesso smonto, scendo e vado a vedere se riesco a fare questa commissione. Ci vediamo dopo ragazzi, ciao. Incredibile amici, finita la prima commissione di 17, mi ha portato fortuna. Oggi non era l'orario per fare quella documentazione. Praticamente non doveva esserci la dottoressa, mi mancavano tutte le carte per fare questa richiesta di questa documentazione. È incredibile, ma vero, ci sono usciti. Per fortuna esistono ancora persone disponibili, gentili, se possono danno una mano, dai. Sono veramente strafelice ragazzi, è andato troppo bene, troppo bene. Adesso manca ancora una commissione di un altro ufficio nel mio comune Muggia, poi dovrei aver finito tutte le commissioni questa mattina. Ormai si sta già avvicinando l'orario per andare a lavorare. Spero di riuscire a risolvere qualche piccolo problemino. Vediamo se riesco ad andare a mangiare il nuovo panino del McDonald's, quello di John Bastianich, The Selection. È una giornata un po' movimentata. Ci vediamo dopo, ciao ragazzi. È incredibile, fatta anche questa seconda commissione. Adesso non ci resta altro che andare a mangiare bellissimo cielo. Andiamo a ordinare questo panino ragazzi. Mettimi più in fila. Non c'è praticamente nessuno al McDrive. My Selection, la nuova selezione di John Bastiani. Cioè, abbiamo novità, chicken asiatic dopo, montage dopo, ricetta, verbo in più. Buongiorno, mi scusi, prego. No, large di chicken asiago dopo, il nuovo panino della Selection. Ok, va bene, Coca va bene. Coca zero, senza ghiaccio però. Certo, altro? No, basta così. 29,50, grazie. Grazie.
hanno consegnato. Proviamo questo nuovo panino dei Gian Bastiani, l'Asiago Dark Chicken. Vediamo, eccolo, vediamolo fuori, aiuto, My Selection 2022, Montasio, dopo l'ho già provato, questo è il chicken, proviamolo, laviamoci le mani che non ci sono mai, dentro dovrebbe esserci le patatine, ma yes, cassate, buone, fame, eh? Ed eccolo qui l'Asiago Chicken, proviamolo, aiuto, è grande grande, c'è il pollo invece dell'hamburger, buonissimo, e ragazzi è stupendo, veramente veramente buono, il pollo è croccantissimo, c'è la pancetta, pomodoro, insalata, l'hanno fatto veramente buono, croccante, il vostro cocchino, vero? Veramente guardate ragazzi, il pollo è croccantissimo, c'è la fetta di Asiago, una crema credo a parmigiano, non so, una specie di maionese. Mille volte meglio questo ragazzi che il Asiago Dop nuovo, quello con la pancetta e la cipolla, no, e il formaggio appanato, che devo dire la verità entusiasmato per niente quel panino, invece questo è stupendo, super super gustosa, eh? Uno spettacolo. Buonissimo ragazzi, veramente gustoso. Good, credo di diventare il mio nuovo panino preferito di McDonald's, Dio santo, Dio buono. Otto questo panino ragazzi, 8, 8 e mezzo, eh. Per la prima volta ragazzi la pancetta è croccantissima, buonissima. Ma oggi non so se è proprio buono il prodotto dentro di questo panino oppure sono stati fantastici, che buono questo panino. Mangiare tranquillamente un altro, eh? Ragazzi, 9,50 è un panino che ve lo consiglio in una maniera incredibile, è buonissimo. Ho provato in pieno questo chicken Asiago. E conclusioni finali, ragazzi, un panino stupendo, merita My Selection 2022 col chicken. Ve lo consiglio, veramente, troppo buono. Lasciate perdere il barbecue, che è sempre il solito panino, non è cambiato praticamente niente. E il montaggio dopo, bah, hanno fatto soltanto che il formaggio appannato, ma non dà nessuna sprint in più. Invece questo ragazzi con il chicken, una bomba, eh? Ve lo consiglio veramente. Un saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video e come sempre, ciao!